Stampe provenienti da ogni parte d'Italia che raccontano la Calabria e l'iter narrativo della mostra allestita all'ex stacca di Catanzaro dal dottor Nunzio Lacquaniti, Stampe autentiche della Calabria. Si tratta di una selezione di opere della collezione privata che Lacquaniti possiede e che già da tempo meditava di approntare in una mostra nel capoluogo di regione. Sono 50 anni, ha spiegato Lacquaniti, che con fatica raccolgo queste stampe e sono tutte esposte a casa mia. È da tempo che avevo l'idea di una mostra ed ho voluto farla a Catanzaro proprio per il suo ruolo di capoluogo. La mostra, divisa in sezioni, raccoglie vedute della Calabria, immagini di Garibaldi e dei Mille, la battaglia di Seminare, di Maida. C'è anche una sezione sui costumi tipici antichi. È veramente un viaggio tra storiografia, miti, epopee, storie e costumi calabresi. Ma guarda, ho cercato di selezionare delle opere che avevo raccolto in questi 50 anni, perché sono 50 anni che raccolgo queste, e logicamente devo dare atto che Santino Salerno, la dottoressa, l'architetto Gualtieri mi sono stati di grande aiuto, perché tramite il loro interessamento ho avuto la possibilità di scoprire e di capire tante cose. Tra l'altro lui mi ha fatto notare il fatto di mio padre, che è un geografo della facoltà di economia e commercio di Messina. Io ho cercato di raccogliere queste cose qua, queste stampe, con cura, con amore. Siamo felici, orgogliosi e grati al nostro socio Nunzio Lacquaniti di averci dato la possibilità, aver messo a disposizione di tutti sotto l'egida del Club UNESCO questa magnifica collezione di stampe che si inserisce perfettamente in quello che sono gli obiettivi dell'UNESCO ed in particolare ad un'azione a livello mondiale, cioè la lista Memorie del Mondo, Memory of the World, creata nel 1992, vedendo a livello mondiale la facilità con cui si perde il patrimonio documentario. Dico, sono quasi un testimone dell'immenso impegno che Nunzio Lacquaniti nel corso della sua vita, possiamo dire così, ha impegnato per costruire questa enorme ricchezza costituita da stampe antiche che rievocano momenti storici della storia della Calabria, la battaglia di Maida, la battaglia di Seminara, Aspromonte, Garibaldi e poi i costumi calabresi e poi ancora molto più importante la cartografia.